Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jack e oggi vi porto un book tag. E per questo devo ringraziare come sempre la mia cara giuggiolona, ovvero il mio culo. Vabbè, lasciate perdere, perché mi ha taggato. Il tag l'ha ideato la cara CCTube e la cara Martina Belli, che ringrazio e saluto. Chiaramente qui sotto vi lascerò i link dei loro video e in aggiunta vi lascerò come sempre le domande se lo volete riproporre, tatuarvelo sul cazzo. Dovreste avere un cazzo di tutto rispetto comunque. E quindi direi di cominciare. Sono 10 domande e non mi ricordo se ho detto come si chiama il tag. Si chiama Raccontati con un libro book tag. E let's go. Prima domanda: un libro per ogni iniziale del tuo nome. Allora, siccome io ho un nome completo molto lungo, cioè io ho tre nomi, direi di usare il nome Giacomo e cognome Falerni, e in aggiunta vi metto la J di Jack, che è il nome con cui mi chiamano tutti. Partendo dal primo libro che ha le iniziali del mio nome e cognome, guarda un po' il destino, il libro in questione è Guida ai fantasmi d'Italia di Anna Maria Ghedina dell'Odoia. È un libro che sto leggendo in questo momento, insieme ad altre letture chiaramente, perché così mi complico la vita. È un libro sicuramente molto interessante e affascinante perché tratta tutte le regioni d'Italia e tutte le province, le città, i paesini dove sono presenti i fantasmi. È una cosa molto dettagliata, in aggiunta comunque ci sono sempre delle foto, ma i libri dell'Odoia sono sempre così. Lo trovo un libro bellissimo, chiaramente adesso su una pagina, non so se l'ho detto, 261, perché sto studiando per la regione del Veneto, perché vi devo portare ancora il Dio delle leggende del Veneto. Comunque, è un libro che da quel poco che ho letto comunque ve lo consiglio se vi interessa questo argomento. Costa 22 euro a prezzo intero, vatte alla pesca, ciao boh. E next, l'altro libro con la J, è un libro che ho preso alla Mondadori di Pavia come appunto la Guida ai Fantasmi e li volevo per Natale, poi me li sono regalati io perché erano presenti alla Mondadori e io non me ne ero mai accorto perché sono un coglione. È Yolanda e Co, le donne pericolose, a cura di Fabrizio Foni e Franco Pezzini. Sapete che ho un po' il feticismo di Franco Pezzini perché lo trovo un autore, comunque mi sembra che sia un professore, un antropologo, una cosa di questo tipo. Coi controcazzi, perché sa davvero il fatto suo, nel senso che ha un modo di parlare molto tecnico, molto ampolloso, di uno che sicuramente ha studiato, però vabbè. Comunque, questo è edito Cut Up, che dovrebbe essere un marchio editoriale e costa 17 euro. Io ero convinto che questo fosse un fumetto, invece è un libro fatto e finito, cioè non c'è manco un'illustrazione e va bene così. Non vedo l'ora davvero di leggerlo. E quindi, buona, io vi ho messo anche la J, ciao. E next, prossima domanda. Come descriveresti l'anno appena trascorso? Allora, a me è piaciuto moltissimo il 2018, nonostante ci siano stati alti e bassi. Però nel complesso finale è stato sicuramente un bell'anno, lo devo in gran parte a voi comunque perché mi avete dato un sostegno non indifferente e vai boo, grida un po' così siamo tutti contenti. Quindi anche se ci sono state cose che avrei volentieri evitato, è stato un bell'anno. Vediamo come sarà il 2019. E next, descrivi la tua infanzia. Benissimo. Allora, io penso di aver avuto un'infanzia normale come tutti, ovvero ero uno che mangiava il polistirolo, staccavo le tessere dei mosaici per poi attaccarmele addosso. Io volevo essere un mosaico vivente, questa era la mia aspirazione. Poi leccavo le ascelle delle signore quando andavano a prendere la pensione il primo del mese. Cose normali, penso che le abbiano fatte un po' tutti queste cose. No, vabbè, diciamo che la mia infanzia non è stata proprio rose e fiori, anzi, proprio per un cazzo. Però la vita va avanti, quindi è inutile andare a rivangare più di tanto il passato. Sicuramente mi ha portato a essere la persona psicopatica di adesso. Su questo non ho dubbi. E next, quarta domanda, un titolo di un libro che racconta una ferita del tuo passato. Allora, io ne ho presi due, però questo qui non mi ricordo neanche perché l'ho preso. È del Saggiatore, è un libro nuovissimo, cioè nel senso che l'ho preso io da poco, di Nassim Nicholas Taleb, Il Cigno Nero. Appunto, riagganciandomi al fatto dell'infanzia, diciamo che io mi sono sempre sentito una persona diversa dagli altri e sicuramente anche le persone ci tenevano a farmelo sapere perché chiaramente io so di essere diverso e le persone te lo devono dire ogni 2 secondi. E tu, ah, ma sai che sei strano? E tu, ma bah, non lo sapevo. Comunque,
Quindi vi ho citato questo, non so perché, perché volevo farvelo vedere. Boh. Diciamo che il libro che vi volevo citare, far vedere, è questo qui, Christian F. e Noi ragazzi dello Zoo di Berlino. Penso che l'abbiano letto un po' tutti, quindi non devo stare qui a spiegare di che parla. Rivedo tanto del mio passato in quello che ha fatto lei, quindi mi porto ancora appresso una ferita che comunque resterà, penso, aperta per tutta la vita. Non credo cicatrizzerà mai. Sbiadirà, spero, perché sono quel tipo di ferite, anzi, per spiegarvela in maniera un po' più semplice, mettiamola così, le scelte che ho fatto mi pesano molto ancora adesso e sicuramente me le porterò dietro fino alla tomba. E boh, e next, quinta domanda, credo, non mi ricordo più assolutamente, sì, usa il titolo di un libro per descrivere la tua vita attuale. Quindi ho due, uno è di Jean-Paul Sartre. La nausea, perché sì, perché diciamo che soprattutto in queste ultime settimane sono stato attanagliato dalla nausea, non perché dovessi andare in bagno, ma proprio perché avevo l'ansia di uscire, avevo questa ansia che non mi mollava e diciamo che il titolo La nausea rende bene, ma anche Il terrore di Arthur Machen. Anche quello diciamo che si addice bene alla situazione odierna, però alla fine ho scelto questo che è sempre di Christian F., La mia seconda vita. Io penso di aver cambiato radicalmente la mia vita, sicuramente in positivo. I libri per me sono stati proprio la mia salvezza, mettiamola così, perché avevo proprio bisogno di qualche cosa che mi riempisse la testa e che non mi lasciasse momenti di noia. O diciamola in soldoni, pensare. Quindi sicuramente anche questo secondo libro di Christian è perfetto per me. Tra l'altro questi due libri di Christian sono stati la mia prima recensione, quindi è proprio l'inizio del mio cambiamento, mettiamola giù così. E next, sesta domanda, un titolo che descrive il tuo carattere. Ce l'ho. Di Robert Bloch, Sperling e Kafer. Psycho. Io sono una persona molto molto difficile con cui trattare, parlare, perché ho degli sbalzi di umore notevoli, sono molto lunatico. Diciamo che tutte le conoscenze che avevo mi hanno allontanato perché io ho questo grande difetto, di non tenere mai la bocca chiusa, quindi penso che ve ne siete accorti anche voi, il fatto di non avere filtri può essere un pregio, ma allo stesso tempo è un difetto. Perché tante volte avrei dovuto proprio mettermi un in bocca e beh, detta così era orribile. Però vabbè, comunque il senso era proprio che io in quei momenti avrei dovuto stare proprio zitto o comunque dirlo in una maniera un po' più elegante, un po' più sobria. Diciamo che la sobrietà e l'eleganza non fanno parte del mio carattere. C'è chi piace e c'è chi no. E boh. E next, settima domanda, cos'è per te la famiglia e l'amore? Anche qui il rapporto con la mia famiglia è molto strano, nel senso io sono molto affezionato a mia madre, con mio padre il rapporto è molto molto difficile perché abbiamo lo stesso identico carattere, uguale. Nonostante io abbia gusti sessuali diversi da mio padre, ma questo mi sembra abbastanza assodato, diciamo che non ci becchiamo per niente. E questa cosa forse adesso con gli anni si sta un po' attenuando, perché comunque sono cresciuto anch'io, però il rapporto è molto difficile. Con mio fratello il rapporto diciamo che è abbastanza inesistente, però dai, anche lì sto facendo dei passi da gigante, il resto della mia famiglia, sono legato soprattutto ai miei zii materni e ai miei cugini. Poi diciamo che la persona più importante della mia famiglia se n'è andata perché era mia nonna e vabbè. E per quanto riguarda l'amore, ho avuto sicuramente delle belle storie, anche adesso ne ho in corso una, però ci sono sempre molte difficoltà, io sono su questo sempre molto pessimista, quindi per quanto mi piacerebbe cullarmi nell'idea e nelle romanticherie, perché io alla fine sono un grande romanticone, la parte pessimista di me esce fuori e rovina tutto. Poi sono molto sadico, non nel senso che faccio sadomaso, ma sono molto sadico perché non lo so, perché ho questa cosa che mi piaceva a volte soffrire, boh. Comunque, e next, ottava domanda, come ti senti nei confronti del futuro? Anche qui non saprei che cosa rispondere. Quel che sarà, sarà. Io non posso prevedere il futuro, non ho la palla di vetro.
Diciamo che io sono più una persona che vive giorno per giorno, non mi faccio più di tanto progetti per il futuro. Magari col tempo questo mio punto di vista cambierà, però per il momento sono una persona che vive giorno per giorno, mettiamola così. Nonostante viva la contraddizione, io abbia dei progetti, però poi alla fine la verità dei fatti è che io vivo il quotidiano e buona. E next, nona domanda, sogno nel cassetto. Allora, e sì, ne ho più di uno e non vorrei dirli perché una persona molto saggia una volta disse che se dici un tuo sogno non si avvera più. Sto parlando di quella gran culo di Cenerentola, chiaramente, e ci credo veramente di questa cosa. Comunque, ve ne posso dire uno, mi piacerebbe andare a vivere con la persona che amo, cioè solo noi due. Forse questo tra tutti quelli che ho è quello più realizzabile, mettiamola giù così. E next is the last question. Un consiglio per il te stesso di oggi e per il te stesso del futuro. Allora, per il me stesso di adesso, dico la stessa cosa che ho detto nei buoni propositi, di volerti più bene perché la vita è una, è molto corta e cerca di fare le cose con un po' più di testa e con meno istinto, perché il tuo istinto già ti ha portato solo alla merda. Quindi forse è il caso di ascoltare per una volta la testa e non. Comunque, invece per il me stesso del futuro. Interessante, non saprei proprio cosa dire del futuro. Dico la stessa cosa che ho detto al Jack del presente, mamma mia che discorso del cazzo, cioè di vivere in pace con te stesso. Se stai bene con la tua persona, poi avvicini anche gli altri, perché quando hai dei problemi irrisolti o comunque qualche cosa, le persone se ne accorgono, sono stupide. E facendo così, Jack hai allontanato veramente tantissime persone perché avevi quest'idea che nessuno ti capisse e che la tua sofferenza sia sempre peggio di quella degli altri. Tu non lo puoi sapere cosa passa per la testa agli altri, che cosa provano, quindi concentrati su te stesso. E buona, le ho lette tutte queste cazzo di domande? Sì, direi proprio di sì. Boh, io penso veramente di aver detto tutto. Adesso chiaramente dovrei taggare, quindi il tag va a Seba. Va a la Melanie e alla Simo la Bibionauta. E a chi cazzo lo vuole fare? Io qui sotto vi lascerò chiaramente le domande come vi avevo già accennato prima. Potete riproporlo sui vostri social, su YouTube. Do cazzo vi pare? Ciao a terra pesca. Boh. Io vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e vi invito a iscrivervi se non l'avete fatto. Vi lascerò qui sotto questi titoli nel caso li volete recuperare. A me viene riconosciuto una piccola percentuale da Amazon che mi aiuterà a comprare altri libri o attrezzatura per il canale. Ripeto, ringrazio le persone che lo fanno sempre. Boh, io vi lascio qui sotto tutti i miei social nel caso mi volete contattare, seguire su altre piattaforme. Io sono ovunque. Ciao, a te la pesca. Boh, io vi invito anche a condividere il video se pensate che quello che abbiamo detto sia interessante e volete farmi conoscere a qualcuno. Vi ripeto, gli psichiatri mi conoscono già a menadito, quindi non è necessario. Boh, io vi invito anche ad attivare la campanella, così fra mattino campanaro vi avviserà sempre quando Psycho ha fatto un nuovo video. E boh, io penso e spero di aver detto tutto quello che volevo dire. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo momento. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!